Parliamo sempre di vestiti, ma l'accessorio must have per l'estate è senza ombra di dubbio l'abbronzatura. E se quest'estate vi siete impegnate particolarmente per ottenere l'abbronzatura perfetta, quindi avete questa abbronzatura dorata, bellissima, e non volete che sparisca dopo poche settimane dal rientro delle vostre vacanze, beh, tranquille, perché oggi vi darò dei consigli per mantenerla più a lungo. Direi quindi di iniziare subito con il video. Prima però, come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video e seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Giulia Mineo con doppia G all'inizio. Iniziamo subito con i consigli e direi di partire dal primo, che è forse anche il più importante e riguarda l'idratazione. È molto importante per mantenere al meglio la vostra abbronzatura idratarsi sia all'interno che all'esterno. All'interno ovviamente si intende di bere molto, bere a sufficienza. So che per alcuni è molto difficile bere almeno 2 litri al giorno, però d'estate è qualcosa di indispensabile. Si suda, c'è caldo e quindi bere almeno 2 litri è veramente importante, ancora di più se volete mantenere la vostra abbronzatura. E invece l'idratazione esterna riguarda l'idratare con delle creme e con degli oli. Io personalmente utilizzo post doccia una crema idratante che quindi va a idratare bene la pelle. Dopo invece la crema idratante, magari faccio passare un po' di tempo, applico anche un olio corpo. Questo qui andrà ad idratare ancora più a fondo la pelle. Poi in commercio ce ne sono tantissimi di oli corpo. Quello che vi consiglio io è di scegliere un olio corpo dorato, perché le perlescenze presenti all'interno faranno risaltare la vostra abbronzatura. Quindi oltre ad idratarla avrete questo effetto glowy che è pazzesco in estate. Tra l'altro mi pare 2 anni fa ho filmato un video dedicato per oli corpo dorati, che se vi siete persi vi lascio qui sopra in una scheda informativa. Vi consiglio 5 prodottini che ho testato nel tempo, di cui sono particolarmente fan. Proseguiamo con il secondo consiglio, che riguarda l'esfoliazione. Scrub sì o scrub no? In realtà sì e no, perché bisogna stare attenti. Se si fa uno scrub troppo intensivo, ovviamente ci si spella, perché l'abbronzatura è qualcosa di superficiale, quindi se si va a grattare indubbiamente si toglie l'abbronzatura e quindi non si mantiene. Ma se non andiamo ad esfoliare, le cellule morte si accumulano e purtroppo ci si spella lo stesso. Quindi come ci comportiamo? Che cosa facciamo? Beh, la cosa fondamentale è fare uno scrub ma delicato, quindi deve essere molto molto delicato. Per esempio scrub allo zucchero o scrub al sale vi direi di no, perché sono troppo esfolianti, hanno un'azione meccanica troppo aggressiva sulla pelle e quindi l'abbronzatura se ne andrebbe. Optate quindi per scrub molto delicati, molto leggeri, scrub al monoi, scrub con microsfere, insomma in commercio ce ne sono tantissimi. Io ne ho testato uno con cui mi sono trovata molto bene, che è al monoi, ma di cui non mi ricordo il brand. Ve lo scrivo insomma qui sotto, perché ora un attimo un dubbio, mi è venuto un vuoto del brand, comunque ve lo metterò magari anche qui. Ed è uno scrub con cui mi sono trovata molto bene, che utilizzo solitamente perché ha delle microsfere che non vanno a togliere l'abbronzatura. Per mantenere l'abbronzatura, un altro aspetto importante a cui non tutti fanno caso è fare attenzione alla temperatura dell'acqua quando ci si lava. Infatti dovete sapere che docce e bagni con acqua calda sono nemici dell'abbronzatura. So che noi donne in pieno agosto, quando ci sono 50 gradi all'ombra, facciamo la doccia rovente, che potrebbe sciogliere anche, non so, il materiale più resistente al mondo.
però purtroppo dovete sapere che l'acqua calda disidrata e quindi asciugando la vostra pelle purtroppo l'abbronzatura rischia di andarsene, rischiate proprio di spellarvi. Sapete quando vi spellate e non sapete cosa avete sbagliato perché avete comunque applicato la crema idratante? Ecco, sono le docce e i bagni con l'acqua calda, quindi optate piuttosto per una temperatura tiepida. Oh, siete appena uscite dalla vostra doccia o dalla vostra vasca, siete belle fresche, vi asciugate col vostro asciugamano e iniziate a strofinare tutta la pelle. Credo che la vostra abbronzatura vi insulterà per questo, perché strofinare la pelle dopo aver fatto la doccia o il bagno è deleterio, proprio è il primo passo per perdere tutta l'abbronzatura. Mi raccomando, cercate di tamponare la pelle con l'asciugamano, anche se siete di fretta, anche se state per perdere il treno, se non volete perdere l'abbronzatura, e quindi qui dovete giocarvi o perdere il treno o perdere l'abbronzatura, beh, dovrete tamponare la vostra pelle, evitate di strofinarla, mi raccomando. Ultimo consiglio per la vostra abbronzatura è evitare i capi eccessivamente stretti. Qui vale un po' il discorso di prima, perché con questo caldo i capi troppo stretti vi faranno sudare, sfregheranno contro la vostra pelle e la vostra abbronzatura vi saluterà, vi dirà: è stato bello conoscerci, veramente piacere, ma è il momento di andarsene. E quindi, onde evitare ciò, optate per vestiti un po' più freschi, un po' più larghi, che non struscino, sfreghino con la pelle. Oppure, se volete indossare quel bellissimo tubino estivo che avete tutto un po' scollato con cut out, indossatelo la sera. In questo modo magari un pochino più fresco, non suderete e quindi la vostra abbronzatura vi dirà: ok, va bene, posso stare con questo compromesso, ci sto. Questi qui erano tutti i consigli per mantenere e prolungare l'abbronzatura anche dopo le vacanze. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualche trucchetto che utilizzate anche voi per mantenere l'abbronzatura. Io spero quindi che il video vi sia piaciuto e che possa esservi utile. Se fosse così, lasciatemi un like. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!